Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Elden Ring. Bene, io ho fatto un giretto per vedere un po' la situazione com'era, però niente di che. Allora, cosa ho fatto? Sono andato qua, ho ucciso questi che c'erano già e ho fatto il giro qua. Qui c'era un serpentone e basta, non c'era più niente. Quindi noi andiamo qua a prendere un item. Un altro pulsante. Dardo pesante esplosivo. Deve essere una figata. Poi ritorniamo qua perché questa porta ci riporta al nostro che. E apriamo questa. Quindi abbiamo fatto tutto. Poi proseguiamo che dobbiamo andare nella lava di nuovo. Che posto meraviglioso di lì è questo. Di qua. Dunque, si può fare il jumping, però c'è la lava, non vorrei evitarlo, vorrei evitarlo. Allora, facciamo così. Tac. Ok. Così, tac. Perfetto. Così, tac. Ho detto, voglio evitare la lava, c'è subito proprio dentro. Beh, sono contento. E anche questa è fatta. Ok, li abbiamo ammazzati tutti. Adesso però voglio vedere dove devo andare perché non ci ho capito ancora un cazzo. Ah, ho capito dove siamo, vi ricordate? Salve. Vi ricordate? Io sì. E non mi è piaciuto per niente ricordarmelo. E qui c'è qualcuno, perfetto. Ma porca vacca. E niente, oggi il lock non funziona. Porca miseria, ste vacche di lumache. Spero non si sia svegliato quello lassù. E quello è insopportabile veramente. E non mi sblocca quello. Allora, vai così. Vai così. Povero scemo. Vai. Ok, perfetto, e adesso pensiamo a questo. Perfetto. Io magari una curatina me la darei, voi cosa dite? Ok, ho ammazzato anche queste. Poi adesso posso fermarmi un secondo a guardare il video, grazie. Ok, dobbiamo andare di qua. Perfetto. Non è che esplodi? Cioè, ormai non mi fido più. Allora, vediamo cosa c'è qua. Oh, deve essere ottimo per cena. Ok, dobbiamo dirigerci verso un boss. Quindi, per il momento, togliamolo. Questo è 4-5. Togliamo il bastone meteoritico, mi ricordo dov'è. E ci mettiamo la spada della santità lì. Com'è questa? Adesso devo vedere se funziona, perché non mi ricordo neanche più. Così? No? Così? Ah, non funziona. Devo mettere la forza lì, che bello. Sono tanto felice. Vabbè, metteremo tutto. Spada della santità, vai. Se magari la metto. Ok. Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. È quello s'arrangia, rimane lì. Andiamo qui. Mi dispiace. Poi andiamo di qua e qua facciamo sta cazzo di cosa. Che bello, non vedevo l'ora di farla. Cioè, proprio veloce, proprio bella bella, eh. Ok, almeno abbiamo limitato un po' i danni. Ok. Poi credo che dobbiamo andare là, adesso guardo bene, prima di dire cacate, perché sapete le dico tante. No, a quanto pare no, mi sono sbagliato, infatti ho detto una cacata, io le dico tante, io non vi ho avvertiti però, insomma, nel senso. Niente, oggi non ci siamo proprio, sto facendo un casino della madonna. Vabbè, e qui ci siamo, poi mi metto un attimo qua, voglio stare tranquilli, pacite. Ok, vedete lì dove c'è quel puntino? Lì comparirà un boss, quindi ci prepariamo. Prenderei Mimic. Ci curiamo. Prendiamo questa. Prendiamo questa. Prendiamo questa. Dove cazzo sta andando? Ma porca. Spero venga dietro di me. Cioè, sì, insomma, avete capito cosa volevo dire. Ok, andiamo qua adesso. Prendiamo questo, che tanto me la prende, e la farfalla ha detto. Salve. Lei non mi è mai piaciuto, lo sa? Per questo non mi è piaciuto, perché non ci capisco mai un cazzo quando arriva lui. Non ci si capisce niente. Cosa avete capito voi?
E vabbè, è detta così. Allora, mettiamoci questa. 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 E questa. Ok. Riproviamoci, speriamo bene che si capisca qualcosa una volta tanto con una boss fight. Allora, prendi questo, grazie. Ok. E niente. Lo finisco così che il casino che mi ha combinato prima. Niente, l'ho mancato alla grande. Io mi curerei un attimo. Spero che il mio avatar faccia qualcosa, perché... Dai, vieni qua. E non gli ho tolto un cazzo, eh. Sono contento. Ok. Vai. Perfetto. Siamo appunto da capo, eh. Niente, non vedo un cazzo, non vedo un cazzo, mi ha stornato, non vedo un cazzo. Ok. Mi ricurerei. Ormai ho usato tutte le cure. Devo fare un cazzo. Perfetto. Che bel boss. Ecco. Ovviamente. E io cosa faccio qui? Ok. Perfetto. Ah, se ce la faccio, ce la faccio solo per culo, perché non ci ho capito un cazzo. Spero che mio avatar faccia qualcosa e che lo porti qui, magari. Così facciamo tutti qualcosa, no? E niente, l'ho ucciso. Ok. Oh, Dio si è lodato. Vai. Non è tanto, lo so, però c'è qualcosa, no? Ce l'avevo fatta. Calma, calma, ce la posso fare ancora. A morire. Ok. Oh. Mamma mia, che brutta boss fight, proprio orrenda. Ok, fatto. Ci abbiamo preso questo qua. Adesso vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, dobbiamo andare qua. Quindi andiamo qua. Perfetto. E prendiamo questo. Pietra forgiatura 7. Ok, poi da qua vi faccio vedere che dove siamo nel caso. Finalmente ci possiamo togliere da sto incubo di posto e trasferirci da un'altra parte. Dovremmo andare circa la torre. Ok, circa qui, credo. Vediamo, sì, è qua. Ok. E vediamo cosa fare qui. Ok, dobbiamo prendere... Che è? Ah, santuario. Dobbiamo ritirare questo. Perfetto, rimuovendolo scatterà, si muoverà in modo diverso, cioè si presenterà in modo diverso il percorso, ecco. Adesso dobbiamo prima di tutto accedere alla USA e andare verso le scale e salire le scale, che non sono queste. Forse qui c'era un fantasma che mi sa che vi ho già parlato. Dovrebbe essere... Ah, lì, sì, sono solo queste. Dovrebbero essere queste. E salire, perché c'è un, non so come chiamare, una boss fight, insomma, un tipo da uccidere, ecco, diciamo così. Uno pericoloso, uno cattivo e brutto. Già. Vediamo un po'. Perfetto. Adesso andiamo un attimo qui a prendere quest'item.
Perfetto, una runa aurea 3. Oh, perfetto. Sono veramente felice che già sia arrivata gente. Ok, ci riesco a vedere il video per capire cosa fare. Ok, devo salire le scale per cercare di prendere il mago cattivo, brutto. Oh, porca vacca. Adesso qui compariranno sulle scale qualcuno, quindi io mi preparo già così. Il mago fa molti danni, ma i maghi sono forti. Ok, perfetto. Mi fa piacere di essere il solito pirla. Allora, calma, Perfetto. Mi piace quando le cose vanno nel verso giusto proprio. Allora, dobbiamo trovarlo. Lui ci ha creduto tantissimo. Cioè, sono pirla io, però so, c'è un limite anche al mio essere pirla. Ok. Ok, che il cazzo, perché non riesco a fare mai un attacco in salto. Ecco, quello là mi è venuta bene, insomma. Arrivo, arrivo. È vero che questo insegue. Allora, signor stronzio, se lei la smettesse di rompere i maroni, insegue sta cazzo di magia di merda. Cioè, come se non... vabbè, dai. Ok. Non ci provare. Ok. Ok, me l'hai fatta, però ci arriverò a prenderti. Devo solo capire dove sei. Dite poco, ma... Allora, io prenderei questo. E vediamo se riesco a prenderlo. Vabbè. Anche lo stronzo in mezzo ai coglioni si è messo. Allora, vediamo dove prende. Tanto prendiamo... Oh. Perfetto. Salve. Salve. Perfetto. Cosa c'è qui? Oh, il pastore di Cidi Pietra. Vediamo se ci sono altri. Spero di non dover salire fino a su. Vorrei trovarlo, il mago. Voi lo vedete? Io non lo vedo. Va a finire che di sopra per forza. Porca vacca, mi tocca salire. Va bene, saliamo. E vediamo di ammazzarlo. Che non è fortissimo, ma è rimasto poco. Però, sai, con tutta la gente che vive in Niagara. Vediamo un po'. Sì, sì, arrivo, signor mago. Non si agiti. Ho fatto una schivata degna di un pirlomane. Ok? No, non ci provare proprio. Vaffanculo. Ovviamente. Ok. Curatina. Ecco il mago. Ti prenderò. Perfetto, l'ho preso benissimo. Lui mi ha preso da Dio. Proprio da Dio, da Dio. Porca vacca. Ho finito la stamina. Ok, preso. Fatto. Ed era facilissimo, lo so, carità. Cioè, come mancare le cose. Allora, mi ha preso diluvio magico, che è quello che ci ha fatto prima lui a noi. E non è per niente carino quello che ci ha fatto. Ok, questa è fatta. Allora, adesso dobbiamo fare un piccolo giro per vedere se c'è qualcosa e poi saliamo, Intanto comparirà qualcuno. Facciamo così per sicurezza. Ovviamente. Ok. Ecco, vedete che c'è qualcosa. Perfetto. Senza mago è un'altra cosa, Ok, fatto. Senza mago e tra le palle è un'altra cosa. Poi dovrebbe esserci più niente, però ci guardo lo stessissimo. Mi ricordo se da qui siamo venuti. Sì, siamo venuti. Ok, e adesso andiamo verso la scala. Così siamo. Ecco qui, ho fatto il giro, sono abbastanza soddisfatto. Poi, scusate, avevo messo pausa un video. Ho preso. Ho trovato, salendo qui le scale, il talismano del coro ceruleo. Dov'è questo qua? Che è praticamente qui, salendo le scale.
salendo le scale da là, poi se sono salite da qua. Scusate, ma non me ne ero proprio accorto. Scusate, ma proprio non me ne ero accorto. Comunque, vedete la scala che c'è lì? Vi faccio vedere. Vaffanculo. La scala che c'è qui sono, praticamente, una volta che siamo saliti da sotto, che era la scala dove si è interrotto il video, che adesso non la vedo. Comunque siamo saliti al piano di sotto qua. Al piano di sotto qua sotto, qui. Poi da qui ho preso la scala, che è quella, uccidendo gli animali ma non c'era nessun item. Sono salito fino a qua, sono arrivato qua e ho preso il talismano Cerulio, quello lì che dà maggiore guadagno nel bere le fiaschette. Ok, quindi adesso che siamo a posto, scusatemi ancora, da qui ci dobbiamo teletrasportare qua alla church, alla chiesa dei voti, ok? Così almeno facciamo altro. Perché qua dobbiamo combattere con un... come si può chiamare? Un personaggio che compare solo la notte. Vedete che adesso qui c'è... si vede che c'è la tartaruga, vedete, si intravede leggermente. Adesso dobbiamo andare qua, attendere la notte. E poi come abbiamo fatto la capanna dell'inizio, che c'era il venditore di ceneri, dopo si è trasformato in un, aspettando la notte, in un lupo famelico. Fino alla notte, vediamo se c'è. Sembra ci sia ancora, nel caso dovessi esserci ancora, noi ci parliamo tranquillamente. Ok, ci parliamo. Greetings. Usciamo, abbandona. Attendiamo di nuovo la notte, dobbiamo far così un po' di volte. Può venire la prima, può venire la seconda, può venire la terza. Non so perché, ma fa così. Facciamo così anche l'altro. Allora, c'è del tempo fino alla notte. Ok. Vedete, non c'è più. Quindi... chiamiamo la nostra cara, no, evocazione non possiamo farla, preghiamo, quello possiamo farlo, pregare, quindi facciamo così e speriamo in Dio. Ovviamente il lock sarebbe stato un lusso avercelo, perfetto, poi... lui ha presunto vizio come l'altro, uguale a, uguale uguale. Ok. Non ce la faccio, devo imparare i tempi, ovviamente mi sono stuccato. Questo non è certo il massimo. E niente. Non ti dà tempo di respirare, purtroppo lui è così. Ok. Oh, tutte le volte mi sono a prendere, incredibile. Non riesco a prendere i tempi, incredibile. È una cacata, io lo sto vedendo un incubo. Poi sta stronzata che perde il lock, è una cosa insopportabile, io non la sopporto proprio. Ok, li ho presi i tempi. Era morto, cioè. Mamma mia. Ok, fatto. Una volta che ho imparato i tempi, dopo non mi ha più preso, però ci ho messo un po'. Ok. Globo cinero del mercante di carne. Cioè, di carne. Che roba sborona. E niente, adesso ci andiamo a ripristinare, che ce l'abbiamo fatta. È stato un po' così, però ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma non riuscivo a capire i tempi. Una volta capiti, io sono riuscito a farlo senza problema, anche se ormai ero un po' verso la fine. Ok, quanto abbiamo di... abbiamo per un livello, allora... tempo detto che non lo tocco più. Allora, vediamo un po', mente un altro po'... non è che mi servisse proprio, sono 5 punti. Stamina, anche questa, non è che ci faccio più di tanto. Intelligenza, volevo portarlo a 30. Mi sa che l'unica è intelligenza. Dai, facciamo così intelligenza che guadagniamo un bel po' di punti.
Va bene ragazzi, facciamo che ci fermiamo qua, così il prossimo episodio andiamo avanti come il nostro solito fare. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi saluto da Shiba. Ciao ciao.